Una montagna di armi, pugnali, mazze da baseball, kalashnikov, balestre e ancora tirapugni di acciaio, coltelli da cucina e poi pistole. In 10 mesi i carabinieri di Napoli ne hanno sequestrate più di 2 al giorno e molte finiscono in mano ai minori. Su 324 persone arrestate o denunciate, 45 hanno meno di 18 anni. Il fenomeno della diffusione delle armi tra i giovani è sempre in crescita. Purtroppo manca la consapevolezza della pericolosità dell'uso, del porto, del trasporto delle armi. A Procida, solo qualche giorno fa, un ragazzino di 13 anni ha ferito un coetaneo al collo con un coltello. La stessa arma è stata utilizzata da un 16enne all'interno di una scuola di Miano, quartiere di Napoli, contro un 17enne per motivi di gelosia. Un altro giovanissimo è stato arrestato nel cuore del centro storico della città per aver tentato di rapinare alcune turiste. Anche in questo caso era armato di coltello. I dati sui crimini commessi dai minori nei primi 6 mesi dell'anno davano già un quadro allarmante. Un arresto, denuncia ogni 36 ore. Per questo i carabinieri hanno lanciato una campagna contro i reati commessi con l'utilizzo delle armi, realizzando questo poster. Una sagoma scura, senza personalità, si scontra con il suo riflesso sfocato. L'arma non è un gioco, usare un'arma non è far parte di un videogioco, è pericoloso per gli altri e per se stessi, perché provoca dei danni irreversibili. Il messaggio è chiaro: se premi il grilletto, se tiri una coltellata, sei anche tu vittima per le conseguenze che ne verranno.